della mafia, sono comunque anime vittime di un sistema creato dallo stesso uomo che noi dobbiamo risolvere. Segnale della sensibilità della comunità santenese nei confronti del problema della mafia, della criminalità organizzata in generale. Però con voi sfilerò fino a Villa Stellone, dove ci attende il sindaco di Villa Stellone. Una serata questa dove ricordare tutti insieme le 900 e più vittime di mafia, per non dimenticare il loro sacrificio. Libera sia Santa che a Villa Stellone è sorta per spezzare questa cappa che è calata, ormai da decenni, su queste splendide realtà, per mettere in campo l'impegno, la nostra opera di sensibilizzazione, un'attività di informazione. Tutti insieme per dirvi e ricordare che noi non dimenticheremo chi ha sacrificato la propria vita per la legalità. Non la faremo mai. Grazie. Giorgio Gennaro, Giovanni Zagarà, Vito Cassarà, Giuseppe Compagna, Domenico Spatola, Mario Spatola, Pietro Spatola. Francesco Megna, Pietro Polara, Nicolina Biscozzi, Giuseppe Tallarica, Giuseppe Leone,
Francesco Tramonte, Pasquale Cristiano. Borsellino, Agostino Catalano, Giovanni Pannunzio, Gaetano Giordano, Giuseppe Borsellino, Saverio Cirincione, Don Giuseppe Diana, Ilaria Alpi, Miran Krovatin. Maria Antonietta Savona, Riccardo Salerno, Gioacchino Bisceglia, Rosario Ministeri, Antonio Lippiello, Salvatore Vaccaro Notte, Antonio Sottile, Alberto De Falco. Cannillo, Vincenzo Liguori e tutti gli altri di cui non sono ancora riuscito a conoscere il nome. Un applauso per tutte le vittime di mafia. L'amministrazione comunale, di tutta la cittadinanza di Villa Stellone e mio personale, a tutti voi, a tutti i partecipanti a questa manifestazione, e vi ringrazio per essere qui. E soprattutto ringrazio l'Associazione Libera che ha organizzato questa bella serata. La popolazione è, e parto da me, piena di debolezze, piena di paure, piena di limiti. La legalità non è solo un dovere, la legalità è innanzitutto un valore che per essere pienamente compreso deve essere solo non praticato in proprio, ma bisogna pretendere che lo si pratichi a livello collettivo. Che c'è, ottimi rimedi per svuotare il trono del re. Fatto in cui evitare un contatto naturale, per trattenere la sogna, fate chiaro nella mano, chiudere gli occhi e rimanere ad ascoltare. Industriale, passione onda di libertà, viaggiare e ritornare con un vento che dal basso.